Buonasera da Riccardo Zarfati, Portafoglio ETF. Vediamo oggi l'operatività per lunedì 1 di giugno. Come ogni giorno, analisi dei mercati finanziari con l'ausilio degli indicatori Equinasci. Questi sono in particolare i tre indici mondiali e le tre materie prime che ogni giorno seguiamo con l'aiuto di 12 ETF disponibili su borsa italiana. Sei naturalmente in versione rialzista su questi sottostanti e sei in versione ribassista. Questa è la visualizzazione Equinasci sulla nostra destra che ci aiuta ad individuare al meglio i trend e questi gli strumenti che possono essere utilizzati. Quelli nel riquadro, nei due box, sono quelli a leva 1 che vedremo a breve nell'analisi grafica. Giornata oggi di ribassi, la settimana finisce male perché chiaramente rimangono sul tavolo le preoccupazioni della Grecia e di certo non ha aiutato il prodotto interno lordo degli Stati Uniti che oggi è arrivato, quello del primo trimestre, che vede gli Stati Uniti in sostanziale recessione. Meno 0,7% il dato era in parte atteso, vedete le attese meno 0,8%, questa a causa si dice di un inverno particolarmente rigido, ma rimane il fatto che dopo il più 2,2% del trimestre precedente assistiamo a un dato negativo. Quindi i mercati chiudono al ribasso, vedete Italia meno 1,05%, Germania meno 2,26%, Standard & Poor's meno 0,44%, si allontana ulteriormente dai recenti massimi storici. Fronte dati macro, oltre al PIL americano, c'è stato anche il PIL dell'Italia che vedete più 0,3%, un dato in linea con le attese, però diciamo dal punto di vista tecnico si può dire che siamo usciti dalla recessione perché il dato è anche superiore dello 0,1% rispetto all'analogo trimestre del 2014. Non bene le vendite retail in Germania più 0,7%, come non bene il Chicago PMI. Stati Uniti 46,2, largamente sotto le attese di 53. Sul fronte materie prime, oro ritorna di nuovo immobile, mentre Basel Petrolio più 3,38%, avevamo detto ieri che era possibile una reazione da questi livelli, dai livelli di supporto. Mentre il corn conferma la sua debolezza di periodo con un ulteriore meno 0,78%. Quindi candele, situazione piuttosto confusa e nervosa naturalmente sui mercati, per cui siamo in un periodo di stabilizzazione in pressione sui massimi, diciamo su delle soglie parecchio tecniche tra supporti e resistenze. Vedete qua anche dal grafico il nostro ETF MIB. Qua siamo entrati stamattina long a fronte di questo segnale di ripristino rialzista. Ingrandiamo un po' il grafico. Oggi il segnale non è assolutamente confermato, vedete, fa una candela di stabilizzazione rossa. Qua è difficile dire, chiaramente questa è un po' una scommessa, perché sappiamo che la prossima settimana anche ci saranno ulteriori negoziazioni e il 5 giugno scadrà la prima rata del debito, la prima delle quattro che ci saranno per il mese di giugno della Grecia nei confronti del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale Europea. Per cui molte cose possono succedere. Qua proviamo per un attimo a tenere, se chiaramente vedremo lunedì un'altra candela rossa, non potremo far altro che riuscire da questa posizione. Il DAX abbiamo visto molto più debole del mercato italiano, che tra l'altro rimane uno tra i più, diciamo, quelli che tengono meglio in questa fase. Vedete questa profonda candela rossa che va sui supporti più lontani. Quindi siamo ritornati al test della ex resistenza precedentemente violata. Chiaramente questa candela non è certo di buon auspicio, anche perché va a rompere la trend line di medio periodo, perlomeno con queste candele, e chiaramente può essere che questo trend ribassista di breve periodo, ma a questo punto anche di medio, non sia affatto terminato. Naturalmente aspettiamo, qua siamo per il momento fuori, ma chiaramente qua non c'è più un trend rialzista che abbiamo visto riprendere qualche giorno fa a fronte di questa forte candela verde e a fronte di questa rottura della trend line di breve periodo. Mercato americano oggi naturalmente anche debole, vedete, fa una candela di stabilizzazione un po' analogamente al mercato italiano. Qua è difficile dire, comunque qua rimaniamo in osservazione. Materie prime sull'oro naturalmente nulla da segnalare, oggi fermo il sottostante e naturalmente fermo lo strumento che ricordo è uno strumenteggiato, per cui riproduce molto fedelmente, devo dire, questo è un buono strumento, i movimenti del sottostante. Il corn naturalmente fa un'altra candela rossa, per cui qua sta guidando un trend ribassista per il momento. Ripeto che siamo vicini a una possibile zona di reazione, però al momento questa reazione ancora non si vede. Forte per venduto, ma vedete qua c'è anche un supporto statico in area 1025 che potrebbe essere fonte di qualche almeno rimbalzo di breve periodo. Oggi chiusura a 1052.
Sul petrolio invece, vedete, lo strumento ha fatto oggi un ottimo più 3,59% e vedete, rifà un'altra candela verde. Da un punto di vista Kinashi prosegue la stabilizzazione, questo certamente non è un trend, sembra a mio avviso una flag rialzista, cioè un ritracciamento molto lento fino a testare i supporti prima di eventualmente ripartire. Qua la divergenza ribassista sull'RSI non è ancora risolta, siamo di nuovo tornati sulle resistenze. Difficile dire, per il momento questo non è un segnale chiaro che invoglia a rientrare. Bene, ritorniamo quindi al nostro sommario, quindi anche per questa settimana è tutto. Manteniamo attiva questa dubbia ormai dopo la chiusura di oggi, posizione rialzista sull'indice italiano. Perlomeno per il breve periodo, sappiamo che l'indice italiano chiaramente da un punto di vista di trend di medio-lungo periodo è decisamente positivo. Per il momento quindi la manteniamo, vedremo come aprirà lunedì mattina, che cosa succederà. Siamo fuori dalle materie prime, stabilizzazione del petrolio, fermo praticamente l'oro, in deciso ribasso il corn, per il momento troppo presto per intervenire o comunque mancano dei segnali chiari. Questo per invitarvi a visitare il sito di onehourtrading.it, tutte le indicazioni operative, per eventualmente sottoscrivere un abbonamento che vi permette di costruire un portafoglio fatto esclusivamente di ETF, che ricordo sono gli strumenti a mio avviso più semplici e trasparenti per operare su qualunque asset finanziario, sia al rialzo che al ribasso. La registrazione è gratuita, permette di ricevere analisi tecnica nel fine settimana, credo anche molto utile per chi opera in autonomia. E questi sono i miei contatti per qualunque approfondimento. Vi ringrazio anche per questa settimana per l'attenzione e ci vediamo naturalmente lunedì per un nuovo appuntamento. A presto!